Il periodo di prova previsto nel contratto di lavoro ha lo scopo di consentire all'imprenditore e al lavoratore di verificare la convenienza a rendere stabile il rapporto di lavoro. Quali sono i diritti e i doveri del datore di lavoro e del lavoratore durante la prova? Lo scopriremo dopo la sigla. L'articolo 2096,2 del Codice Civile ci dice che nel corso della prova l'imprenditore ha l'obbligo di consentire la prova e il lavoratore ha l'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa oggetto del patto di prova per dimostrare in concreto le sue attitudini e capacità professionali. Entrambi devono comportarsi secondo buona fede. Questo significa che il datore di lavoro durante la prova deve rispettare l'impegno assunto con la sottoscrizione del patto di prova e quindi deve far svolgere al lavoratore le mansioni oggetto della prova previste nel contratto di prova e non può impiegare il lavoratore in mansioni diverse da quelle pattuite e previste nel contratto. Deve poi far lavorare il lavoratore per un periodo di tempo sufficiente a consentire la valutazione delle capacità del lavoratore a svolgere il lavoro assegnato. Deve mettere il lavoratore nelle condizioni di sostenere la prova, assegnandogli in concreto le mansioni. Se poi il datore di lavoro ha già comunicato al lavoratore il superamento della prova, non può successivamente licenziarlo per mancato superamento della prova. Non può licenziare il lavoratore formalmente per mancato superamento della prova, quando invece la ragione vera del licenziamento è un'altra, è discriminatoria, ad esempio perché ha scoperto che la lavoratrice in prova è incinta, oppure ha licenziato per un motivo estraneo al rapporto di lavoro, ad esempio per l'invalidità del lavoratore. Anche il lavoratore deve eseguire la prestazione lavorativa oggetto della prova in buona fede. Va ricordato che il datore di lavoro è chiamato a valutare e valuta, ai fini del superamento della prova, non solo, esclusivamente e necessariamente la capacità professionale del lavoratore, ma valuta anche il comportamento complessivo del lavoratore, il rispetto da parte del lavoratore dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Quanto ai diritti del lavoratore, la Corte Costituzionale ha riconosciuto al lavoratore assunto in prova e licenziato nel corso della prova il diritto all'indennità di anzianità e alle ferie e il diritto alle ferie retribuite. Al lavoratore che si ammala durante la prova è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2110,2 del Codice Civile, con la conseguenza che il licenziamento del lavoratore malato nel corso della prova è illegittimo. Al termine del periodo di prova, entrambe le parti sono libere di sciogliere o proseguire l'esecuzione del contratto. Se viene superata la prova, la retribuzione spettante al lavoratore ai fini della qualifica e del computo dell'anzianità decorre fin dall'inizio della stipula del contratto di lavoro e inizio della prova. Se la prova non viene superata, non c'è obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva, né di motivare il licenziamento o le dimissioni. Il datore di lavoro e il lavoratore possono poi stabilire nel contratto una durata minima garantita del periodo di prova e possono vedere anche un obbligo risarcitorio a carico del lavoratore che si dimetta anticipatamente prima della scadenza della prova. In questi casi il recesso può avvenire solo dopo la scadenza del termine di prova concordato. Abbiamo detto che la prova deve essere effettiva. Il lavoratore deve avere l'effettiva possibilità di lavorare per poter valutare la possibilità o meno di stabilizzare il rapporto di lavoro. Per questo motivo il decreto legislativo 104 del 2022 all'articolo 7,3 prevede espressamente che il periodo di prova sia sospeso e di conseguenza prolungato in caso di malattia, in caso di infortunio, congedo di maternità e paternità obbligatoria.
Poiché la prova deve essere effettiva e si deve ritenere che queste ipotesi previste dalla legge siano semplicemente degli esempi e che la sospensione del periodo di prova si abbia anche durante il puerperio, nelle 6 settimane successive al parto, oppure nei casi di sospensione del lavoro per i periodi di 104 e per i periodi di congedo secondo la legge 104. Il periodo di prova invece non si interrompe per le festività e per i riposi settimanali. La durata del periodo di prova è prevista dai contratti collettivi in base all'inquadramento del lavoratore. In ogni caso la prova non può superare i 6 mesi. Cosa accade quando a seguito della sospensione si superano i 6 mesi di durata massima della prova? Ora, la soluzione della questione è rimessa ai giudici chiamati a decidere i casi concreti. Il principio da seguire è comunque quello della effettività della prova. Pertanto, se a causa di interruzioni del periodo di prova sono decorsi i 6 mesi di durata massima della prova senza che la prova abbia avuto effettivamente luogo, si deve consentire il prolungamento della prova anche oltre i 6 mesi di durata massima. Va infine precisato che una volta superata la prova, questa non può essere ripetuta. Se il lavoratore ha già lavorato per quel datore di lavoro e ha superato la prova, in caso di una seconda riassunzione con le stesse mansioni, il lavoratore non può fare un nuovo periodo di prova. Se invece il nuovo contratto di lavoro con il precedente datore di lavoro prevede mansioni diverse da quelle che il lavoratore ha già svolto nel precedente rapporto di lavoro, il periodo di prova va previsto ed è legittimo. Per una valutazione del vostro caso, per assistenza e informazioni, potete contattarmi ai recapiti indicati nella descrizione di questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!